Buongiorno, buon pomeriggio e buonasera. Io sono Serena di Ciacchiazione e oggi sono qui per recensirvi un altro film. Allora, oggi parleremo del film d'animazione candidato all'Oscar, I Mitchell contro le macchine. Allora, questo film è uscito il 21 novembre del 2021 nella piattaforma di Netflix, quindi è un film di Netflix. E se la vedrà contro Encanto, Luca, Raya e il dragone, che sono tutti e tre della Disney, e poi con il cartone documentario Flea. Tra parentesi, bellissimo, se avete occasione guardatelo. Allora, prima di parlare, diciamo, della storia, voglio dire che a me è piaciuto molto, veramente tanto. Sui cinque film d'animazione candidati agli Oscar è il mio preferito. Sappiamo già tutti che probabilmente vincerà Encanto. Per chi ci segue sa cosa penso di Encanto. Quindi l'unica cosa da dire è che io voto per i Mitchell contro le macchine. Speriamo, anche se non penso che comunque vincerà, però mai dire mai. Allora, abbiamo la regia di Mike, se non sbaglio, Mike Rianda e Jeff Pove. Se si pronuncia così, se no scusatemi. E allora, per le voci non abbiamo attori famosissimi, a parte Olivia Colman, che vabbè, ovviamente tutti sapete chi è ed è candidata anche come migliore attrice protagonista per The Lost Daughter. Tra parentesi, film che è stato girato in Italia, ambientato in Italia. Comunque, allora, che dire di questo film? Ripeto ancora che mi è piaciuto molto, molto, molto. Una storia non originalissima, se ne vogliamo dire, però mi è piaciuto molto il rapporto di questa ragazza con la sua famiglia. Parla di una ragazza che deve partire per il college. Lei vorrebbe fare tanto la regista. Da grande, fa dei film molto strani e molto particolari, però non è molto supportata dal padre. Il padre è uno che pensa molto alla natura e a costruire macchine, se non sbaglio, qualcosa del genere. E il giorno prima, insomma, la ragazza si chiama Kate, ovviamente Mitchell, perché il cognome i Mitchell contro le macchine è tutta la famiglia, diciamo. Quindi Katie Mitchell vuole fare la regista, scusate, e deve partire per il college. Quindi ha già prenotato un volo. La sera prima di partire, litiga con la famiglia, soprattutto con il papà, perché lei sta sempre in contraddizione, diciamo così, col padre. Lei pensa che quello che fa lei, i film che fa lei non piacciono al padre, che non la supporta come regista. Quindi finiscono per litigare e il padre rompe il per sbaglio rompe il computer della ragazza. A quel punto la ragazza, arrabbiata, va via, va in camera, sperando subito che fosse già il giorno dopo per partire. Nel frattempo, ovviamente, quella sera il padre rimane molto male dell'accaduto, così il giorno dopo decide di portare la figlia al college con la macchina, con il fratello, la mamma e il cane, per fare, diciamo, l'ultima gita di famiglia tutti insieme. Quindi inizia questa gita, durante una sosta in autogrill, si rendono conto che qualcosa non va. Infatti, tutte le macchine, che siano frigoriferi, la macchina stessa, tutte le cose, diciamo, elettroniche, iniziano a prendere vita. Questo perché? Perché l'imprenditore Mark Bowman, che era uno, insomma, diciamo uno Steve Jobs del cartone, inizia a creare una linea di robot. Ma uno di questi, diciamo, non voglio spoilerarvi tanto, però diciamo che uno di questi si arrabbia perché pensa di non essere considerato dal creatore stesso, così decide di dar vita a tutte le cose elettroniche del mondo, rapire gli umani e metterli in delle capsule per lasciarli là per molto molto tempo. Diciamo così, la famiglia Mitchell si trova in questo autogrill. Cercano di, ovviamente, di scappare, di combattere questa macchina e poi di scappare.
e ci riescono e Katie decide di salvare il mondo, mentre il padre le dice no, ma perché non possiamo farlo, magari non siamo bravi, eccetera, eccetera, le dice no, io voglio salvare il mondo e lo salverò. Come lei è mo molto brava con i computer, queste cose qua, riesce a capire come, diciamo, vincere contro di loro. Quindi si tratta il cartone totalmente concentrato nel viaggio di questa famiglia che devono arrivare nella Silicon Valley in California per riuscire praticamente a staccare la macchina a capo, diciamo così. Possiamo vedere dunque durante tutto il film che finalmente il padre e la figlia fanno qualcosa davvero, di davvero importante insieme e quindi è come se il loro rapporto si fonda ancora di più, considerando che insomma ognuno di loro la pensava per alcune cose diversamente e quindi la ragazza Katie pensava sempre che il padre fosse contro di lei. A me è piaciuto tanto perché, prima di tutto, ripeto, come ho detto prima, non è una storia originalissima, perché abbiamo tanti di quei film dove comunque le macchine prendono vita e bisogna salvare il mondo. C'è sempre qualcuno che salva il mondo, che se non sono le macchine, comunque magari sono gli alieni. Però mi è molto piaciuto perché mi è piaciuto il fatto di come hanno strutturato il rapporto della famiglia tra di loro e soprattutto tra il padre e la figlia. Più che altro noi figlie, io parlo da figlia, a volte diamo per scontato che i genitori per noi ci sono sempre. Purtroppo non è così. O meglio, purtroppo molti di noi, come per esempio me, che non ho più il papà, ripensandoci e tornando indietro direi, ah, però se avessi fatto così con papà, se non avessi fatto così. Dobbiamo sempre cercare di prenderli un po' come sono i genitori e sempre di volerli comunque bene. E questo, secondo me, è quello che ci vuole dire il cartone. Nel senso, sì, ok, abbiamo dei contrasti con dei genitori, però in fondo loro ci amano, quindi cerchiamo un po' di venirci incontro. E poi ovviamente mi piace anche il fatto, il lato delle macchine. Noi usiamo delle macchine nel senso delle cose elettroniche, degli oggetti elettronici. Siamo nel 2022 e abbiamo tecnologia a non finire e stiamo sempre attaccati con questo cellulare così, oddio, oddio, oddio. È vero, io sono la prima che lo faccio, anche adesso sto facendo un video. Però qualche volta dovrebbe essere anche bello vivere magari anche 24 ore, no, anche 12 ore senza il cellulare in mano, bisogna provarci perché veramente arriveremo a un punto che non ovviamente che le macchine prenderanno vita, però che davvero prenderanno il nostro posto, o meglio, non so se arriveremo ad avere un cervello tutto nostro, cioè siamo sempre condizionati dalle macchine, condizionati dal cellulare, dalla televisione e tutto quanto. Quindi il mio consiglio è che uno non litigate troppo con i vostri genitori perché poi credetemi ve ne pentite e due magari ogni tanto cerchiamo di togliere il cellulare dalle mani e vedere più quello che ci circonda. Quindi spero che la mia recensione vi sia piaciuta, spero che se non abbiate visto il film andrete a vederlo, comunque su Netflix, quindi lo potete benissimo trovare su questa piattaforma. Speriamo che vinca l'Oscar, però non credo. E ci sentiamo alla prossima. Grazie per seguirci e a presto.